La Galleria Scaramouche di New York, qua ad Arte Fiera, ospita in questi giorni un'opera in particolare di un artista italiano tra i più interessanti in questo momento. Sto parlando di Luca Rossi. Io sono in compagnia di Enrico Morsiani, che in questo caso ci racconta l'opera che è ospitata alla Galleria Scaramouche, ma che invece a Imola trova concretezza in una mostra vera e propria. Allora, chi è Luca Rossi, per chi ancora non lo conosce? E quale opera avete deciso di presentare qui ad Arte Fiera? Benissimo. Luca Rossi da 6 anni è un blogger molto famoso in Italia, che ha avuto una grande visibilità tra gli addetti ai lavori e non solo, perché fa un lavoro di critica, cioè cerca di andare a ricercare le motivazioni e le ragioni delle opere. Perché acquistare un'opera? Dove sta il valore delle opere d'arte? Quindi fa un lavoro di critica che dura ben da 6 anni. E dopo questo lavoro, anche molto intenso, molto sentito, ha pensato di presentare una serie prêt-à-porter, quindi una serie di opere più convenzionali, che hanno proprio lo scopo di aprirsi, quindi con tariffe assolutamente accessibili, aprirsi al pubblico ed entrare nelle case delle persone esattamente come fa il blog di Luca Rossi, quindi entrare attraverso internet. L'opera che è in visione ad Arte Fiera alla Galleria, che cosa racconta? L'opera che gentilmente la Galleria Scaramouche di New York ospita ad Arte Fiera è una delle opere più significative di Luca Rossi, perché in questo caso abbiamo, il titolo è Hamburger, e abbiamo ben 4 artisti del Novecento che si incontrano come fossero 4 amici al bar, perché partiamo praticamente dalla tela ancora confezionata, come viene acquistata in qualsiasi supermercato. Applichiamo il taglio di Lucio Fontana, che in questo modo ci diceva che c'è una dimensione altra oltre la tela. Il taglio ci dice che quella è semplicemente una tela, quindi c'è qualcos'altro oltre quella dimensione. Poi, come potrebbe fare un bambino, andiamo dietro alla tela a cercare questa dimensione, no? E troviamo il lavoro di Giulio Paolini, un artista dell'arte povera, che lavora dietro all'opera per cercare quello che c'è dietro all'opera, per avere consapevolezza dell'opera. Quindi Giulio Paolini, però la tela è ancora confezionata, quindi vediamo il cellophane, e abbiamo applicato le combustioni di Alberto Burri. Quindi Alberto Burri, un maestro del Novecento italiano e non solo, che era affascinato semplicemente dalla materia, dal fascino della materia fine a se stessa, senza tante lucubrazioni intellettuali. Quindi una commistione di elementi che rende l'opera unica. Sì. L'opera è unica, però allo stesso tempo la finalità non è l'innovazione e la novità a tutti i costi, che a volte può diventare anche una cosa stupida se vogliamo, ma la finalità è la consapevolezza, no? Del valore di questi artisti. Ognuno degli artisti che troviamo in quest'opera ha un valore che noi possiamo riportare alla nostra quotidianità. Mi raccontava prima anche dell'aspetto economico dell'opera. Sì. L'opera da questo punto di vista è rivoluzionaria in una fiera come Arte Fiera, perché vuole proporre dei prezzi che siano accessibili al grande pubblico. Quindi l'idea è quella di aprirsi al pubblico, fare in modo che le opere, come testimoni di valore, le opere per me sono testimoni silenziosi di valore, possano entrare dentro le case delle persone. Per chi volesse conoscere Luca Rossi? Luca Rossi, per chi lo vuole conoscere, c'è il suo blog online che tutti possono trovare, che si chiama whitehouse2014.blogspot.com, e poi su Google si trovano tantissimi articoli su Luca Rossi, perché in questi 6 anni nel sistema dell'arte ha creato molta, come dire, molta attenzione. E poi anche una mostra ancora per pochi giorni. Sì, qui a Arte Fiera saremo solo per oggi, in quella che sarà anche una performance di dialogo con il pubblico, ma poi la mostra ad Imola durerà fino a lunedì con 30 opere di Luca Rossi.